C'era una volta, in un paesino di campagna, un maialino di nome Tulli. Era cicciottello, pigro e molto dispettoso. Ogni giorno, infatti, si divertiva a rosolarsi nel fango, sporcando tutti gli attrezzi del suo padrone. Tulli era molto legato alla mamma e ogni mattina, appena sveglio, lo aspettava il suo caloroso abbraccio. Un giorno Tulli si svegliò e non vide più la mamma e disse piangendo: «Bella mamma!» La mucca Carolina, sentendolo piangere, rispose: «La mamma è andata in un paesino di molto molto lontano, in occasione di una festa agricola, e rimarrà lì per un po' di tempo. Stamattina non ti voleva svegliare, è per questo che non ti ha avvertito». Le giornate non erano più le stesse senza la mamma. Tulli non aveva mai smesso di pensare a lei e avrebbe tanto voluto un suo abbraccio. Un giorno decise di spedirle una lettera in cui le raccontava come stavano andando le cose alla fattoria e come trascorreva le giornate senza di lei. Stando così lontano, non sapeva proprio come fare a mandarle un suo abbraccio. Decise quindi che l'unico modo per abbracciare la mamma sarebbe stato quello di creare una catena di abbracci. E così fece. Iniziò abbracciando il postino che avrebbe portato la lettera alla posta e raccomandandosi a sua volta di abbracciare la commessa della posta. Così iniziò una lunga catena di abbracci. Tulli abbracciò il postino abbracciò la commessa il corriere e infine la catena arrivò fino alla mamma di Tulli, che, felice, rispose alla lettera del figlio. Pochi giorni dopo, la mamma tornò in fattoria e appena vide suo figlio, gli corse incontro e lo abbracciò forte forte. Tulli era tanto felice e da quel giorno tornò a sorridere.